Vabbè, sai quanto sono innamorato della musica, no? Ho provato a scrivere una canzone. Ma cazzo, hai scritto una canzone, non me l'hai fatta sentire, sono il tuo compagno di banco. Capito? Ma sono compagno di banco da un giorno. Computer e campionatore, come l'hai trovata sta roba? Forse dobbiamo suonare insieme. Certo che dobbiamo suonare insieme. In che senso Italia 1? Parliamo del canale, infatti. Ma tu ci hai pensato che il giorno dopo abbiamo l'orale? Pezzali? Quanti cazzo di esami può avere una persona in una settimana? Giravano voci sul fatto che tu e Repetto facevate musica, ma nessuno si aspettava di vedervi in televisione. Ed è solo l'inizio. Però Max, adesso non rovinare la serata più incredibile di tutta la mia vita, lasciandoci più. Ne parlavamo tanto tanti anni fa. Che vi aspettavate? Di poter continuare a essere due ragazzetti carini di Pavia? E anche due cantanti famosi. Di quanto è paranoica questa città. L'unica cosa che per me ha un minimo di senso è quando siamo insieme io e te. Se io sono qua è perché tu mi hai fatto credere che potevo starci. Questa è la nostra estate. Estate 1992, l'estate degli 883. Mauro, ho avuto un'idea geniale. È una canzone sui sogni. È una canzone che parla proprio di tutti noi. È come se noi fossimo supereroi. Il nostro superpotere sono i nostri sogni. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Forse quelli della mala, forse la pubblicità. La canzone, la nostra. Cioè, siamo due personaggi famosi, siamo gli 883. Per me potete essere anche Village People. Ho 7.500 lire.